Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati, ben ritrovato, anzi direi bentornato. Grazie. A Piero Zagani, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana Savonese. Sì. Help me somebody. Allora Piero, felice di averti con noi. Come ogni anno tu sei qua a fare una specie di rendiconto, di resoconto di quello che è stato l'attività, una sintesi dell'attività sportiva del 2018, recentemente ufficiato alle premiazioni della società, c'è stata una donata davvero plenaria, ma possiamo innanzitutto dire che è stato un anno ricco di soddisfazioni, anche se sono purtroppo avvelenate dalle recenti disavventure che sono capitate a questo grande potenziale campione che è Samuele Manfredi. Sì, questo è l'evento che ha rattristato tutto il mondo ciclistico, non solo quello savonese, chi lo conosce, lui ormai correva anche fuori regione e aveva delle prospettive per il professionismo ormai avviate. Purtroppo questo incidente ritarderà il suo esordio nei professionisti. E sono stato in ospedale, ho visto i genitori molto motivati, molto pieni di carica, fiduciosi appunto, che anzi sicuri che Samuele si rimetterà. Lo vogliamo e confidiamo di rivederlo al più presto sui pedali, Samuele. Questo sicuramente. Io ho dedicato a lui, ho voluto fare una dedica davanti alla platea della sala mostra alle premiazioni del CONI a Savona per la stella d'argento che mi è stata consegnata. Ho voluto dedicarla a Samuele perché in questo momento se lo merita, ha bisogno del sostegno di tutti. Dicevamo comunque che al di là di quello che abbiamo detto di Samuele, si è trattato di un'annata per il ciclismo savonese ricca, ma direi per tutto il ciclismo regionale ligure, ricca di grandi soddisfazioni e di bellissimi risultati, Presidente. Ma abbiamo avuto risultati, abbiamo conquistato dei titoli nazionali con Diego Caviglia, abbiamo avuto Carlo Cortezza, ha fatto secondo agli europei, abbiamo Simona Massaro che ha vinto il campionato nazionale della montagna, Michele Piras ha vinto il campionato di mountain bike. I risultati li abbiamo avuti, però la grande soddisfazione è stata quella, sì, non sono più fra noi, però sono stati con noi da giovanissimi, quindi dai G1 all'età di 7 anni, con Lucia Alassio, entrambi, fino alla categoria allievi. La Gloria ha finito allievi primo anno, invece Samuele è arrivato a Gloria Scarsi, che abbiamo avuto qua il nostro ospite qualche mese fa. Al secondo anno loro due veramente quest'anno ci hanno riempito di soddisfazioni, perché sono espressione del nostro comitato, il comitato di Savona. E la Gloria ha vinto un oro olimpico, e poi ha vinto 4 titoli europei, Samuele ha vinto il titolo europeo, tutti in pista, e questo ci ha riempito di soddisfazione. Credo abbia riempito di soddisfazione la Lazio che li ha cresciuti, ma anche tutto il mondo ciclistico provinciale, sicuramente ne deve andare orgoglioso. Due campioni di cui sentiremo sicuramente parlare in positivo per le loro gesta ciclistiche tra i professionisti tra poco tempo. Il movimento è cresciuto comunque in questi anni. Il movimento è cresciuto soprattutto nella nostra zona, vero? Il movimento è cresciuto, io mi sono battuto per parecchi anni e finalmente sono arrivato ad avere la società Aquigliano che raccoglie tutto, diciamo, lo chiamiamo l'utenza della zona savonese, del Varazzino, della Valbormida. Prima l'unico riferimento, c'avevamo 4 società tutte qua nell'Albenganese, nell'Andorese, alla Iguaglia. Adesso finalmente anche di là c'è possibilità di fare attività sia mountain bike sia strada, perché Quigliano le fa entrambe. Abbiamo uno sproposito di giovanissimi, ne abbiamo più della metà della Liguria sono nostri, abbiamo addirittura più di Genova. Esatto, sì, abbiamo 350-360 giovanissimi, che sono veramente tanti. Senti, questi numeri in proiezione cosa possono comportare, visto che tu hai ancora 2 anni, mi sembra, no? Sì. E vorresti spenderli bene e positivamente. Intanto devo trovare un sostituto, sto cominciando a sondare da un paio d'anni, non ho ancora trovato. Zagani for President a vita. No, è impossibile, perché c'è stata una legge dell'anno scorso di dicembre che
impone tre mandati, non più di tre mandati. Il CONI doveva farsene raccogliere nello statuto e poi le federazioni devono metterlo nel proprio. Quindi bisogna trovare per forza. Poi c'è la parità di genere, quindi ci vorranno, ad esempio nel nostro comitato ci vorranno sui cinque componenti, almeno due dovranno essere donne. Quindi benissimo, bene, per la par condicio di quote rosa. 10 secondi per dirci come si può prospettare il 2019. 2019 su queste basi sicuramente sarà altrettanto ricco di soddisfazioni, perché i ragazzi crescono con entusiasmo, sono seguiti da degli ottimi tecnici, le famiglie sono disponibili ad accompagnarli, quindi svolgono serenamente la loro attività, compatibilmente col periodo dello studio, però sicuramente tutto questo insieme di cose, di fattori, farà sì che avremo delle grandi soddisfazioni anche in futuro. Benissimo, ti aspetteremo poi alla fine del 2019, ma anche a metà annata, per cominciare a parlare di quello che sarà il prossimo anno. Io ti ringrazio, Piero. Grazie, alla prossima, Stefano. In bocca al lupo e auguri a te, alla auguri tua famiglia, a tutti, grazie. E a tutto il mondo del ciclismo ligure. Grazie. Mi raccomando, il vostro apprezzamento sotto le nostre interviste, ricordatevelo.